gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città. Coach Fantozzi, partita punto a punto con Messina, poi c'è stato quel mini parziale nel terzo quarto, ritorno di Messina e alla fine un po' di suspense, batti cuore. È stata la partita da playoff, è chiaro che la tensione si tagliava a fette, fisicamente la squadra mi è sembrata tonica perché in difesa abbiamo giocato la nostra stessa difesa che facciamo ormai abitualmente, il nostro punto di forza, abbiamo subito solo 57 punti, è chiaro che le cose non sono andate bene in attacco, forse sicuramente un po' di tensione, scarsa circolazione della palla se non a tratti, e quindi lavoreremo in questi tre giorni per migliorare questi meccanismi che magari sono stati un po' anche così frenati dalla tensione che era evidente. Alessandro, ti aspettavi un Messina così scorbutico? Io, come ho già detto, ho il massimo rispetto di tutte le squadre, quindi quando vado ad affrontare una squadra so che affronterò una squadra che ci darà sempre del filo da torcere, e quindi lo sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo vinto 1-0 e pensiamo alla partita di giovedì. A un certo punto della partita la tua squadra giocava senza, diciamo tra virgolette, i due pezzi a 90, Gramaio e Ricci, e stava veramente giocando molto molto bene. Hai provato questo durante la settimana, immagino la squadra ha risposto alla grande. Ma io sono dell'idea che tutti i giocatori sono importanti, nessuno è indispensabile. Emiliano e Leo, è inutile di nascondere, sono le nostre punte diamante. Questo non vuol dire che può anche essere che abbiano una giornata storta, non particolarmente felice. Questo è chiaro che non deve frenare la squadra, perché se dobbiamo dipendere solo da due giocatori è chiaro che poi rischiamo di non arrivare a quello che vogliamo fare noi, cioè vincere questi playoff. È successo così, sono convinto che già da giovedì Emiliano e Leo riprenderanno a giocare sui livelli che siamo abituati a vedere. Obiettivo: chiudere il discorso giovedì a Messina. Assolutamente, la nostra idea è quella di giocare ogni partita e cercare di vincere ogni partita, non è che stiamo qui a pensare che abbiamo la bella casa. Giovedì andiamo assolutamente per chiudere il conto. C'era un ospite di eccezione oggi qui al Palamangiano, Andrea Forti, che ha assistito alla vittoria della tua squadra. Ha portato bene. Insomma, ha portato bene, mica tanto, perché rispetto alle ultime partite che abbiamo dominato, questa è stata più difficile. Però vabbè, niente, l'importante, ripeto, è aver vinto. La prima partita è sempre più difficile, e per la tensione, per la carica che c'è da mettere in campo. Però, ripeto, la cosa positiva è che la squadra fisicamente, tonicamente, io l'ho visto in difesa, c'è. Quando ritorneranno la tranquillità e le nostre solite percentuali in attacco, saremo più che mai competitivi. Bocca al lupo, coach. Gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città.